target, creatività e cultura, armi, fotocamera, smartphone, videocamera, tablet o qualunque strumento possa immortalare un'immagine. Campo di azione oltre ai 400 luoghi artistici del bel paese. Parola d'ordine, condividere e rendere disponibile online su tutti i social possibili l'emozione provata davanti al patrimonio artistico e culturale italiano. Promosso nella capitale dal blog Ed è in Roma, l'evento Invasioni Digitali è approdato anche a Roma. Migliaia di persone si sono date appuntamento venerdì 1 maggio all'81 delle case popolari del quartiere di Tormarancia per ammirare ed ovviamente fotografare e condividere il piano di valorizzazione urbanistica promosso dal municipio VIII del Campidoglio ad opera di alcuni famosi writers italiani e stranieri. Lieti di aver prestato il proprio talento all'impresa, decisamente riuscita, di combinare e di integrare insieme nel paesaggio urbano elementi profondamente diversi ed armonizzarli al meglio in una nuova dimensione estetica, fruibile immediatamente da tutti. Il blog Ed è in Roma, che io curo, che si occupa di raccontare la città in una maniera, si spera, sempre un po' nuova, per far vedere ai romani quello che già conoscono con un occhio diverso e fargli scoprire luoghi nuovi della città, ha aderito alla manifestazione nazionale delle invasioni digitali, che ha luogo per una settimana durante tutto l'anno in tutta Italia. Quest'anno sono 300 le invasioni organizzate in luoghi più o meno conosciuti della nostra bellissima penisola. Lo scopo qual è dell'invasione digitale? Quello di far conoscere luoghi non molto noti sia ai turisti che a chi la abita e condividere con le foto che vengono scattate con gli hashtag dedicati all'invasione sui social network. Quindi è un'invasione digitale nel senso che è ovviamente un'invasione pacifica, ma che si sviluppa tutta sui social, soprattutto su Twitter e su Instagram, allo scopo di far conoscere il più possibile, farsi ambasciatori delle bellezze culturali più nascoste e paesaggistiche del nostro paese. Ed è in Roma ha scelto di invadere il lotto 1 di via di Tormarancia perché qui si sta sviluppando uno splendido progetto di street art che vede la partecipazione di 20 artisti internazionali, quindi abbiamo l'americano Gaye, i francesi Lek e Sowat e tanti artisti romani. Il progetto si chiama Big City Life, prevede 20 diverse opere, 18 sono state già terminate, le altre due sono in corso d'opera e noi vogliamo farlo conoscere perché è un progetto di street art meraviglioso, ma è anche un progetto sociale. Tutte queste opere sono state realizzate con la collaborazione attiva degli abitanti delle palazzine Ater del Lotto Popolare qui di Tormarancia, che hanno partecipato sia nella fase creativa interagendo con gli artisti, sia aiutandoli durante le giornate di lavoro che loro hanno trascorso qui. Questa è la maschera di Space Invaders, che è il simbolo delle invasioni digitali, che sono nate quando ancora in Italia non si poteva fotografare liberamente nei musei. Quindi eccezionalmente durante questa settimana venivano aperti i musei alla possibilità di fotografare. Adesso che fortunatamente invece c'è la possibilità di fotografare nei luoghi museali pubblici, le invasioni digitali hanno cambiato veste e si concentrano più sul far conoscere aree meno conosciute e progetti meno conosciuti per sviluppare anche un senso di appartenenza alla comunità e l'importanza di promuovere il patrimonio culturale italiano. L'invasione digitale di Tormarancia a partire dal web non poteva che avere larga eco sui social. Gli hashtag promossi Invadi Tormarancia e Big City Life, l'organizzazione che ha coordinato gli artisti, hanno immediatamente raccolto moltissimi adepti sia su Twitter che su Facebook e Instagram, esprimendo il desiderio sempre più sentito da moltissimi cittadini di una partecipazione sempre più condivisa, sia reale sia virtuale, a molti aspetti della vita sociale. Un museo all'aria aperta dunque a Tormarancia, dove gli abitanti, ormai abituati alle visite quotidiane degli estimatori e dei semplici curiosi, sono stati più che disponibili all'invasione di migliaia di ammiratori, anche se, non bisogna dimenticarlo, si tratta pur sempre delle loro abitazioni e come tali devono essere considerate, e nell'occasione lo sono state ampiamente.